Salve a tutti e bentornati a Let's Replay The Binding of Isaac. Mi manca ancora una carta da droppare, quindi questo è l'ultimo tentativo che faccio, con tutta probabilità. E ci è capitato. Cos'era, Caino? Comunque, questo qua è uno dei personaggi più indicati se sei scarso. Considerando che io attualmente rientro nella categoria, direi che è stata una buona scelta. Kane parte con il Lucky Foot, e questo vuol dire che ha più fortuna. Ora, questa fortuna non mi ricordo in che genere di applicazioni si rifletteva. Comunque, in linea di massima, è un personaggio che conviene. Per fortuna mi pare che si intende tipo gli effetti delle pillole, cose di questo genere, non tipo quanto sono buoni gli oggetti che trovi, come pensano alcuni. In ogni caso, avere più fortuna aumenta sicuramente le probabilità di successo. Questo ragno campione mi dovrà dare per forza fastidi. Eccolo lì. Direi che usare una bomba qua è appropriato. Però usare la chiave lì no, perché siamo in un piano XL, quindi ci serviranno due chiavi per visitare entrambe le stanze del tesoro. Muori. Just die. Quello che volevo fare era farlo morire contro il muro sperando che. Madonna, ragni. Sperando che me lo rompesse, ma non è andata così. Oh, ma che sto combinando? Diventa più scarsa ogni partita che faccio. Non ricordo se le ragnatele rallentano anche i nemici, però una cosa è certa, rallentano noi e rallentano le lacrime. Abbiamo un alto rateo di fuoco, ma ci servirebbe più gittata. Ok, il momento di. Non è mal. Diciamo che poteva andare peggio, perché fondamentalmente è una bomba gratis se non lo si riesce a utilizzare per ciò che è stato programmato, ossia un'esca che poi esplode. Quindi, prima di esplorare nuove stanze, è il caso di utilizzare tale bomba gratis. Perché poi si andrà a ricaricare, ovviamente. Vedete, un Isaac fasullo che attira i nemici, ma poi esplode. C'è la stanza del tesoro, ma tanto non abbiamo soldi. Cioè la stanza. Sì, negozio. Negozio. Appena si ricarica nuovamente, ricordatemi di andare a impiegarlo. Ok. Fantastico. Guardate qui che rateo di fuoco che abbiamo. No, cazzo, stavo per prendere. Stavo per usare la chiave, sarebbe stato un disastro. Ora, se
se ben mi ricordo, esatto. È già tipo. Ne abbiamo trovate tre di stanze con questa conformazione qui. Ok, lì a destra non c'è niente. Dobbiamo trovare l'altra stanza del tesoro e poi ci mettiamo a bombardare un po' e aprire bauli con eventuali chiavi avanzate. Sarebbe fantastico trovare una. Come si chiama? Una skeleton key. Chiavi illimitate per tutto il piano. Buono. Qua comunque mi servono tante bombe. Ok, è eliminata la minaccia, quindi possiamo entrare qui. Abel. Ah, ok. Questo l'ho trovato pochissime volte in tutta la mia vita, quindi non mi ricordavo a che servisse. Grande, molto carino. Molto carino e utile. Ricarichiamo un altro pochettino la nostra esca e poi la utilizziamo. Siamo arrivati. Che idiota che sono, che idiota. Allora, la migliore cosa da fare qui è. Ma sperare. Sono un coglione. Alla fine non dovrei averci perso nulla. Okay. Sicuramente non abbiamo abbastanza soldi da andare al negozio, però abbiamo abbastanza bombe e chiavi per fare un po' piazza pulita di tutti i bauli che ci sono. Però lasciamo. Lasciate fare a me. Ho esattamente in mente che cosa devo fare. Quindi diamo priorità al baule. Scarso. Quell'attacco lì non va bene. Ah, la Polaroid. Di già. Può tornare utile comunque gratis, quindi. Oh, ma in questi bauli stiamo beccando solo oggetti, niente chiavi e cose da poco. Ok. Sconfitto almeno uno dei due boss, si ricaricherà il nostro oggetto con spazio e potremo andare a recuperare quel forziere lì senza sprecare una delle nostre bombe. Quindi andiamo a fare il boss e. Speriamo che. Ok, non è facile, Guido. Soprattutto con due cuori. Oh, mi sono distratto. Non mi devo distrarre. Guido è. Ecco appunto. Guido fa dei salti molto, molto pericolosi. L'unica cosa buona è che questi salti qua uccidono anche le cose che produce. Ok. Devo dire che avere quell'omino lì che spara nella direzione opposta alla mia mi sta aiutando non poco. Sì, però devo occuparmi, cioè deve essere un aiuto, non devo affidarmi su di lui. A lui. Anche questo è bello. Lacrime che camminano più rapidamente. Quindi, palle tutte ste ragnatele. Abbiamo perso mezzo cuore contro Guido. Spero che. Madonna, non voglio perdere al primo capitolo, no. Perché dovrei. Madonna.
male. Male, però vabbè, vado a usare un'altra bomba. Non posso permettermi di cercare la stanza segreta con una bomba sola, perché vedo almeno tre possibili posti dove potrebbe spuntare, ma non vale la pena rischiare. Potrebbe pure andarmi di culo, ma per cosa poi? Questo non mi ricordo se era difficile o fa. Oddio, sono due. Questo qua c'ha quegli attacchi improvvisi così, che però rimbalza, quindi è comunque evitabile perché. Se ci si mantiene alla giusta distanza, vabbè. A posto. Non ho ancora trovato il range up, che è quello che mi serve, però sono molto rapido. Primo capitolo terminato. Mica ho la mano. No, non ce l'ho, ok. Noi non recuperiamo. Devo. Ma lo posso fare qui, non dovrebbero esserci nemici troppo forti. Mi sto praticamente facendo. Posso approfittare della stanza per ricaricarmi l'oggetto, quindi è come se avessi una bomba gratis. Ok, quell'Abel lì è buono quando ci sono nemici un po' in tutta la stanza, se devi concentrarti su uno, no. Allora sono cretino. Ok, ho le bombe. I got bombs. Giusto per sprecarlo, no? Stavo provando a colpire i nemici usando lui. Cioè c'ha più gittata di me quel cosino. E in effetti però ha una certa valenza strategica. Cioè io qui sto praticamente combattendo. Stavo combattendo su due fronti in contemporanea, ma questo lo permette la stanza che è simmetrica. Oh, no, 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 no. Ecco cosa mi servirebbe. Andare lì o non andare lì? Non andare lì. Con altre due monete poi mi faccio un bel giretto al negozio e vediamo che cosa becco. Devo dire che mi stanno capitando nemici abbastanza facili.
Mi sono distratto, dannazione. Stavo guardando l'omino. Ok, questo era intenzionale. Perfetto, anche questo. Questo è buono, ma mi sa che mi ha tolto qualcosa. Ok, usiamo la bomba. Mi piacerebbe fare prima. Perfetto, 15, perfetto. Ora becco Grid nel negozio. No, spero di no. Dio, sarebbe male, sarebbe molto male. Sarebbe male anche se lo sconfiggessi senza problemi, no? Ok, non ho trovato Grid, ma non ho nemmeno trovato qualcosa di utile. Però, vista la situazione, la carta della morte ci potrà tornare utile. Lo sparo triplo, comunque dovrei essere messo meglio. Ok, questo non è difficile. Teniamoci al sicuro, lasciamo che un po' di danni siano. Ok, ho droppato l'ultima carta. Ok, ragazzi, grazie per avermi seguito. No, vabbè, ormai la finisco la run, ovviamente. Cioè, ok che sto giocando perché mi interessa droppare la carta, ma questo non vuol dire che non mi stia, che non mi piaccia Isaac. Questo è buono. Cioè, è buono con tutti quelli che abbiamo beccato. Allora, una cosa alla volta. Intanto le carte che sono sicuro che siano positive. Cioè, le pillole. Queste qua le lasciamo perché facciamo... Sì, beh. Potrei provare a prendere il gatto, ma non mi pare il caso. Ok, vediamo. Niente di grave. Cioè, niente di male. Il power up che mi ha dato il boss dovrebbe aver aumentato la mia statistica. No, che cosa aveva aumentato? Che me lo sono già scordato. Ah no, ma aveva spawnato un bel po' di pillole. Mi serve il rateo, cioè il raggio. Allora, come faccio? Come faccio? Non ce l'ho fatta. Cioè, ovviamente non ho trovato un modo per farlo. Avrei potuto provare forse facendo così, ma muovendomi di poco avrei rovinato, cioè avrei tolto quella situazione di stallo che si era andata a creare. Sì, quest'esca comunque fregatura.
ragno morirà, anche questo ragno morirà, anche quell'altro. Ok, Egg Priestess è là. È la madre, mi pare. Abbiamo fatto giusto neanche un'ora fa, dovrei ricordarmeli. Buona roba, ma non ho abbastanza soldi. Per poco, ancora per poco. Li avrò prima della fine del piano, voglio dire. Lo spero. Siamo già un pochettino più vicini alle 15. Oh no 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 no. I mini grid. Come se quello normale non sia già abbastanza odioso. Questo vuol dire che adesso abbiamo meno monete di prima. Vaffanculo, grazie. Dai, almeno quello. Che onestamente spero mi faccia avere tante belle monetine. Eccolo. Ora ci siamo. Ora possiamo prendere la bussola. Direi che possiamo benissimo abbandonare la fottuta esca. Il 2 di diamanti, buono, vuol dire che raddoppieremo i nostri soldi, ottimo. Ma sì, prendiamola. Sì, è una buona idea andare istantaneamente dal negozio per prendere la bussola, e così possiamo rapidamente vedere la direzione che dovremmo prendere. Perfetto. Io non so, però no, direi che è meglio continuare a esplorare. Forza, fai il lavoro sporco. Grande. Non avrei mai immaginato che sarebbe potuto... che avrebbe potuto essere così utile. Cioè, quindi io miro qua e lui automaticamente mira nell'altro lato. Inutile. Non avrei dovuto prendere quel cuore, perché ora, se l'avessi preso adesso avrei avuto più benefici, però vabbè. Mi scordo sempre che la stanza non è considerata completata fino a quando anche il verme sparato da qui così non viene... non despona. Minchia! Questo qua lo conosco molto poco, è tipo un Widow potenziato. Se continui a fare così mi sta anche bene, sai.
No, questo qua. Ok. Mi ha preso. Judgment, grande. Allora. Oh, che imbecille. No, dai. Sono stato imbecille, però mi è convenuto. Sono stato imbecille ma fortunato. Dire fortunato è riduttivo. La lingua di Giuda non so a che serva. Comunque niente, abbiamo preso il demonietto a costo zero e ci siamo anche ricaricati tutto.